Buonasera, da Elisabetta Ternullo, siamo qui con l'ammiraglio Roberto Camerini al centro elioterapico di Augusta. Grazie a lei, ammiraglio, per il secondo anno di fila le porte della Marina, insomma, si sono aperte allo sport. Cosa ne pensa di questo evento? Ma tanto non è grazie a me, è grazie alla Marina Militare che diciamo è sempre vicina a manifestazioni dove sicuramente lo sport deve trionfare. Poi sport acquatici come il nuoto indubbiamente non possono che vederci assolutamente vicini. L'evento secondo me è molto bello, è un evento a livello nazionale, ci sono tantissimi atleti e poi la cosa principale sarebbe chiedere agli organizzatori, che mi sono sembrati veramente molto entusiasti della manifestazione, ecco, ma sono loro l'elemento importante che ci possono dire se tutto è andato bene o viceversa. Io direi che è veramente un gran bell'evento e la Marina ha a disposizione un'altra volta ancora dei cittadini e della cittadinanza di Augusta. È una bella manifestazione. Lei ha avuto modo di vedere le gare? Sì, l'ho viste parzialmente e tra l'altro veramente faccio i complimenti a questi atleti, perché fare nuotare per 10 km o per 5 km in mare è una cosa veramente difficile, quindi va a tutti gli atleti veramente la mia ammirazione, perché so quanto sia complicato fare nuotare proprio in acque libere. E poi ripeto, la manifestazione è stata tanta voluta, cioè gli organizzatori hanno talmente tanta passione che meritano tutto il nostro rispetto. Poi la Marina è insediata ad Augusta, non è un elemento emarginato, ma vuole essere, far parte della comunità augustana, quindi le strutture che ha, nei limiti chiaramente del possibile, le mette a disposizione della cittadinanza. Grazie ancora a lei, ammiraglio, e alla sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi.